E perché non mi ha dato la sua versione dei fatti? Ha taciuto per vergogna, non per altro. Pensava che non fossi sufficientemente maturo, che non avessi la capacità di ascoltarlo senza pregiudizi. Paolo, mettiti al suo posto. Lui ti ama come un figlio. Forse aspettava il momento giusto, ma purtroppo quel momento non è arrivato. Disgraziatamente Fanny lo ha preceduto, questo è tutto. Non ne sei convinto? No, io mi metto al posto di Pietro. Ma vorrei che tu provassi a metterti al posto mio. Avrei preferito saperlo da lui. Avanti. Allora, con Pisanti com'è andata? Proprio come avevi previsto. Mi ha proposto un affare molto sporco. Vuole che io ti spii. In cambio lui è pronto a offrirmi una considerevole somma di denaro. Che traditore. E tu cosa hai risposto? Che accettavo, naturalmente. Ho seguito le istruzioni della mia maestra. Molto bene. È stata un'ottima giocata, Fanny. Ma come facevi a sapere che avrebbe cercato di comprarmi? È semplice. Io avrei fatto esattamente lo stesso. Davvero non vuoi che rimanga? No, ti ringrazio. Voglio aspettare Pietro. Va bene. Quando ne ho bisogno sei sempre al mio fianco. Paolo, Elena conosce Pietro da più di 30 anni oramai. E lei è fermamente convinta che lui era estraneo alla vicenda, che ha pagato per un omicidio che non ha commesso. E io la penso come lei. Guarda che non è il caso che tu difenda Pietro con me, no. Io gli voglio bene. E sono sicurissimo che lui non è un assassino. E allora? Voglio dire che sono assolutamente convinto che Pietro non avrebbe mai potuto ammazzare qualcuno per rubare o per malvagità. Però... Però cosa? Tu lo sapevi che Pietro e Fanny hanno avuto una lunga relazione 30 anni fa. Quindi pensavo, non potrebbe essere stato un delitto passionale. Una pazzia commessa per amore. Può darsi benissimo che abbia perso la testa. E questo gli ha rovinato la vita per sempre.